Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Io ruberò poco spazio perché le cose da dire sono sicuramente molte, spero che siano anche interessanti. Stasera parleremo di Palestina e ci addentreremo un po' all'interno della questione che sta dietro alla guerra tra Israele e Palestina, in particolare i risvolti storici e politici che hanno portato a questa situazione attuale. Partiremo da lontano, l'autore è un esperto del Medio Oriente e di questo argomento. L'ospite è Paolo Barnard, giornalista Rai, stato tra i fondatori di Report, la trasmissione di Rai 3, ha lavorato nella Rai molti anni. In Report, forse qualcuno di voi lo ricorderà, ha firmato diverse inchieste, tra le più interessanti, controverse, tra i quali mi piacerebbe ricordare il marketing del farmaco e Perché ci odiano e l'altro terrorismo, due inchieste dalle quali appunto prendiamo spunto per parlare quest'oggi di Israele e Palestina. Ha scritto anche un libro dove tratta questi argomenti e altri, che è questo qui, Perché ci odiano. Se vogliamo sconfiggere il terrorismo, dobbiamo smettere di essere terroristi e fermare Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna e Russia. Le prove, le storie e i documenti. Lascerei la parola all'autore. Buonasera a tutti. Allora, io devo cominciare a farvi un invito. Bisogna che noi usciamo dall'idea che esistono parti politiche che facciano il nostro interesse, per cui se voi capite questo, cioè che non esistono più non esiste più un essere di destra, di centro, di sinistra che sia rilevante per i cittadini, capite anche che io non sono qui a parlare di questi temi come persona che si schiera centro, destra, sinistra, con un partito, con un altro partito. Io ho fatto della mia professione proprio una missione, ho detto mi voglio dedicare all'idea che di portare notizie, di portare contenuti ai cittadini, perché i cittadini capiscono quelli che sono i loro interessi, che cosa fa il loro interesse. Questo non c'entra niente con la politica, non c'entra niente con l'essere di sinistra, centro-destra, significa ragionare con la propria testa e imparare a capire che cosa ti conviene fare se vuoi vivere in un mondo migliore e una vita migliore. Molto spesso purtroppo chi parla di questi temi, Palestina, Israele, viene identificato immediatamente con la sinistra o la sinistra estrema. Questo è un dato di fatto, perché in effetti coloro che si sono battuti sul tema del Medio Oriente con maggior visibilità sono sempre state le forze di sinistra estrema o di sinistra, chiamiamolo. Però io con questa gente non ho niente a che fare. Perché? Perché diffido di chiunque si riunisca in una parrocchia, chiunque sposi una causa, una battaglia, però fa parte della parrocchia, che sia di destra, di centro, di sinistra, a me non va più bene. Io non mi occupo solo di Israele e di Palestina, mi occupo anche di altre cose, di altri temi politici. Sempre di più mi rendo conto, come ho detto all'inizio di questo discorso, che non ha più senso avere rapporti con le forze che rappresentano la politica. Sono messe lì da qualcun altro, non fanno il nostro interesse, non gli interessa fare il nostro interesse, anzi, se posso dirvi sinceramente, in questo paese il centro-sinistra è la forza che ha fatto e sta facendo più danni in assoluto per quello che riguarda l'interesse di noi cittadini. Oggi va molto di moda prendersela con Berlusconi, che io non condivido per niente, non mi piace, lo detesto, ma non, per chiarire chi sono, vi dico appunto che ho abbastanza intelligenza e lucidità per capire che dietro tutta sta fanfara
in realtà ci sono dei giochi che vanno a detrimento, a danno delle persone e che sono fatti soprattutto dalle forze del centro-sinistra in questo momento, e sono stati fatti dalle forze del centro-sinistra. Allora, tutta sta pappardella per dirvi che cosa, che non si pensi che io vengo qua e sono mandato da qualcuno, faccio l'interesse di un'idea di qualcuno che poi fa i miei interessi. Sono un libero battitore. Sono sempre stato un libero battitore, mi è stato permesso di fare una carriera nel giornalismo fino a che non davo fastidio. Quando ho cominciato a dare troppo fastidio sono stati stretti i cordoni e la mia carriera nel giornalismo si è fermata di colpo e non va più in avanti né indietro, anzi, se vogliamo dire, va indietro, perché io sono stato appunto un cofondatore di Report, ho lavorato 10 anni in Rai, ma ci lavoravo anche prima, cominciai con Santoro quando collaboravo con Santoro quando faceva Samarcand, voi ve lo ricordate perché molti qui hanno un'età per cui sono dei ragazzi di 30 anni che dice Samarcand non si ricordano cos'è, giustamente, perché non è colpa loro. Quindi Rai, io ho cominciato come giornalista della carta stampata prima di arrivare in televisione, ci sono arrivato nel 91 in televisione appunto con Samarcand, e prima facevo il giornalista della carta stampata, collaborato per tanti giornali, eccetera, sono stato pubblicato da destra a sinistra, ho anche un curriculum di un certo spessore. Ecco, tutto questo si è brutalmente fermato nel momento in cui io ho deciso che la mia libertà di pensiero valeva molto di più del fatto di stare dentro una testata e di presentarmi come Paolo Barnard del Corriere della Sera o Paolo Barnard di Report o eccetera. Infatti dicevo un minuto fa con l'amico che disoccupato, perché Giovanni Minoli, che è stato il mio ultimo direttore in ordine di tempo alla RAI, mi chiede, continua a chiedermi di tornare a lavorare. Io non torno in RAI perché ho una pendenza molto pesante con la RAI Radio Televisione Italiana e soprattutto voglio che la RAI Radio Televisione Italiana prenda una posizione morale nei confronti dei giornalisti liberi, che i pochissimi giornalisti liberi che ci lavorano, che collaborano o che ci hanno lavorato. Come sapete l'azienda di Viale Mazzini sfrutta noi giornalisti e poi dopo nel momento di bisogno ci abbandona e anzi nel momento di bisogno addirittura fa delle rivalse nei nostri confronti, quindi voi immaginate. Allora io ho preso questa posizione, ho denunciato gli editori, ne ho fatte di tutti i colori, sono fatto sta che mi sono autodisoccupato. Bene, questa premessa è necessaria perché quando si parla di Palestina e Israele vengono fuori spesso delle polemiche. Io ho una posizione molto chiara sul discorso Palestina e Israele e anche sul discorso del terrorismo internazionale. Abbiamo intendo i sistemi politici di potere del mondo occidentale, abbiamo un torto che è talmente marcio che non vederlo veramente è come non vedere una cattedrale nel mezzo al deserto, è impossibile, insomma. Ma dico questo proprio in virtù della premessa che ho fatto, non per una presa di posizione ideologica, ma perché ho verificato i fatti. Ma soprattutto perché dire che abbiamo torto marcio è utile. Perché è utile? Perché se ti rendi conto di aver torto marcio, ti rendi conto di quello che puoi fare per smettere di aver torto e risolvere i problemi che affronti. Fino a che non ci renderemo conto che abbiamo torto marcio in tutta la questione terrorismo, in tutta la questione Palestina, Israele, Medio Oriente, eccetera, noi non riusciremo a porre fine alle minacce che il terrorismo e le guerre medio orientali ci pongono. E non ne usciamo, guardate, per un semplice motivo, perché coloro che noi stiamo combattendo, che in realtà sono persone che noi a cui abbiamo fatto torti immani e che si sono svegliate solo oggi, dopo decenni e decenni e decenni di pazienza, di silenzio, di sofferenze, queste persone non ragionano come noi, non hanno i nostri tempi storici, non hanno paura di morire come abbiamo tutti noi paura di morire, non vedono la vittoria o la sconfitta in termini di decenni come facciamo, o di anni come facciamo noi, hanno una visione
della vita e dell'esistenza che è talmente differente dalla nostra, per cui illuderci di poterli battere è proprio, ripeto, per definizione una sciocchezza, un'illusione. Non li sconfiggeremo mai. Un fondamentalista di questi, che noi chiamiamo fondamentalisti, comunque un leader di queste organizzazioni che noi chiamiamo terroriste, e che in parte poi lo sono anche, ne parleremo dopo, mi ha detto una volta una frase che è estremamente significativa. Mi ha detto: voi avete le bombe, la tecnologia, i computer, gli aerei, noi abbiamo Dio. Secondo voi chi vince? Dio. Ecco, allora, il problema è che, al di là del fatto che possa sembrare, c'è una verità profondissima in tutto ciò. Non li fermeremo mai, non ce la facciamo. Così come sta succedendo in Iraq, così come sta succedendo in Afghanistan, dove per chi ha seguito anche un minimo i telegiornali, sapete che ci sono queste, in Iraq la situazione è disperata, non ve lo raccontano più, l'Iraq è scomparso sostanzialmente dalle notizie, la situazione è disperata, quello che doveva essere una rapida e meravigliosa vittoria del mondo occidentale, che si accaparava peraltro delle risorse immense, con possibilità di investimenti che venivano descritti come meravigliosi, paradisiaci, è un incubo, nessuno sta più andando a investire in Iraq, i capitali occidentali sono tutti fuggiti, la situazione di violenza è tale quale prima, la situazione settaria è un disastro, la situazione dei diritti peraltro delle persone, perché non ultime esistono le persone che ci vivono, incluse le donne, fra l'altro è una situazione drammatica, le donne godevano in Iraq di una autonomia che era inaudita, in una libertà che era inaudita nel mondo islamico, nel mondo musulmano, per essere più precisi. E oggi la situazione per le donne è spaventosa, è ritornato in auge il peggio di quelle culture che era stato sepolto in Iraq da anni, ci sono i rapimenti, gli omicidi d'onore, buttano l'acido in faccia, insomma, non ci sono tutti i colori. In Afghanistan la guerra è persa, e questo di nuovo non lo si vuole dire, ma la guerra in Afghanistan è persa, la persero gli inglesi nel 1842, e da allora non ha più mai più vinta nessuno la guerra in Afghanistan. Gli afghani non li puoi battere, specialmente se sono di questa matrice fondamentalista religiosa, perché alla tenacia di quel popolo si aggiunge poi anche quella convinzione che dicevo prima, loro hanno Dio e non si fermeranno mai. Allora non ci conviene continuare a nascondere la testa sotto la sabbia e a nasconderci che abbiamo fatto degli errori, ci sono stati degli errori enormi compiuti, dei torti spaventosi che sono stati fatti, e che quelli che noi oggi chiamiamo terroristi, certamente dal punto di vista degli atti che compiono, sono terroristi, non c'è dubbio, ma se prendi l'atto che compiono e lo metti in un contesto, nel contesto storico in cui lo compiono, non sono più terroristi, sono persone che reagiscono. Intendo dire, se voi camminate per le strade di questo paese, di questa cittadina, e vedete un uomo che improvvisamente dà un pugno in faccia a un altro uomo, cosa pensate? Che questo è un violento, è un uomo incivile. Ma se vi raccontano che l'uomo che ha dato il pugno in faccia all'altro uomo è stato per 30 anni vessato, tormentato, insultato, gli è stato rubato la sua proprietà, è stata violata la sua casa da quell'altro uomo, allora pensate una cosa differente, pensate sì, è un gesto violento, ma è una reazione disperata, esasperata di una persona che in fondo ha ragione. E questo è il paradigma del terrorismo internazionale. Hanno fatto e fanno cose che sono esecrabili, condannabili, perché uccidere 3.000 persone in un giorno non è certamente un atto che si può giustificare in alcun modo, però se messo nel contesto di quello che gli abbiamo fatto cambia. I palestinesi in particolare, e vengo al tema della Palestina che è importantissimo, i palestinesi in particolare hanno da questo punto di vista una ragione immensa. Oggi noi vediamo ai telegiornali Hamas, che ci dicono è un'organizzazione terrorista, ci sono questi che si fasciano con gli esplosivi, si fanno filmare con le bandiere verdi islamiche, dicono le loro cose in arabo che noi non capiamo, e poi si fanno esplodere oppure lanciano questi razzi contro le abitazioni degli israeliani.
Di nuovo il paradigma è sempre lo stesso dell'uomo che picchia l'altro uomo per la strada. Se il pubblico è correttamente informato su quello che è stato fatto ai palestinesi da 100 anni a questa parte, e non sto parlando di 10 anni, sto parlando di 100 anni, se il pubblico è correttamente informato di questo, capisce allora che per quanto terribile quello che queste persone fanno, è comunque sempre una reazione a un torto molto, molto, molto più grande che gli è stato fatto. E perché la Palestina, giustamente, è stata messa al centro di questo dibattito stasera? Perché per chi ha studiato il fenomeno, per chi ha girato il mondo parlando con i fondamentalisti islamici e anche con i cosiddetti terroristi come me, una cosa risulta chiarissima. E cioè quello che risulta chiaro è che la questione israelo-palestinese è al centro delle motivazioni di tutti i movimenti islamici radicali del mondo. Allora, è vero, come dicevo prima, che ci sono tanti altri torti, tanti altri problemi, tante altre cose brutte che sono state fatte, però se voi parlate e chiacchierate con queste persone, la prima cosa che vi diranno è la Palestina. Guardate, veramente, per loro è come se nel mondo cristiano dell'Europa, che noi conosciamo da secoli, fosse stato creato un bubbone, un torto, una voragine di buio che non viene mai sanata e che sfigura tutta la nostra cultura cristiana. Per loro è esattamente la stessa cosa, la Palestina è questo buco nero al centro della cultura musulmana che non li lascia in pace, che li tormenta fin dalla nascita. Io ho incontrato, per puro miracolo, per fortuna se vogliamo, un personaggio molto importante dell'organizzazione Al-Qaeda, che tutti conoscete, di Osama Bin Laden. Il suo ruolo era quello di era il padre spirituale di tutte le leve terroriste che arrivavano nei campi di addestramento in Afghanistan per addestrarsi agli attentati terroristici contro l'Occidente e contro altri paesi arabi. E lui li vedeva tutti questi giovani che venivano dal Marocco, dalla Tunisia, dallo Yemen, venivano dall'Inghilterra, dalla Germania, eccetera, dall'Argentina, venivano da tutte le parti del mondo. Lui li vedeva tutti, perché a tutti lui doveva fare questa scuola spirituale prima di permettergli di cominciare ad addestrarsi con le armi. E la sua frase è stata lapidaria, ma ha detto: la prima domanda che noi facciamo a questi ragazzi è perché ti unisci alla Jihad, alla Guerra Santa? La risposta di tutti è la Palestina. Tutti dicono la Palestina. Che cosa è successo in Palestina? Vediamo di vederla in maniera abbastanza rapida, semplice da capire e succinta. Vedete, noi siamo figli di un mondo che è stato un mondo di colonialisti. L'Europa ha colonizzato il resto del pianeta, ha fatto cose molto brutte, le grandi conquiste, le conosciamo più o meno tutti, anche per chi ha una nozione della storia così, sono abbastanza limitata. Sappiamo che siamo stati gli imperialisti, quelli che andavano in giro per il mondo a creare imperi e via dicendo. Questa pratica è arrivata a un certo punto, alla fine del XIX secolo, che si è incontrata con l'avanzamento nei nostri paesi, qui in Europa, anche delle culture parlamentari, delle culture degli stati basati sulla legge, sulla regola, e non più monarchie, dittature come accadeva nel 500, nel 600, principati, eccetera. Naturalmente, cominciando l'Europa a dotarsi di strumenti legali, di governi, di parlamenti, eccetera, si è dovuto porre un problema, ha dovuto dire l'Europa: ma insomma, noi siamo questi colonizzatori che vanno in giro per il mondo, e allora che diritto abbiamo noi di andare in giro per il mondo a conquistare le terre degli altri e rubargli tutto quello che hanno? E allora si sono inventati tutta una serie di regoline, e lo hanno fatto in particolare alla conferenza di Berlino del 1884-85. Non vi spaventate, non comincio con una storia di un
un secolo e qualcosa fa e arriviamo alle 2 di notte. No, vado molto rapido. Vi do delle cose. Allora, 1884-85 accade che c'è questa conferenza a Berlino dove le grandi potenze coloniali dicono, allora, le regole sono queste. Se noi arriviamo in un posto dove c'è già un re, una tribù, un monarca, qualcosa, eccetera, e noi dobbiamo, naturalmente, noi arriviamo, prendiamo tutto quello che c'è, però dobbiamo arrivare a fare un patto con questo personaggio, questi monarchi, questi capi tribù, eccetera, perché c'è una struttura sociale di qualche tipo e quindi bisogna patteggiare e a quello che accadeva molto spesso, che poi venivano foraggiati questi principi, monarchi, eccetera, e che diventavano poi complici del potere coloniale e così si dividevano poi le ricchezze, eccetera, eccetera. Se arriviamo in un posto dove invece non c'è una struttura sociale di questo tipo, cioè ci sono i barbari, li chiamavano così, letteralmente li chiamavano i barbari, beh, questa terra è una terra di nessuno. Quindi noi lì possiamo fare quel che ci pare, non c'è regola, non dobbiamo rispettare nessuna regola. Arriviamo, prendiamo, ammazziamo chi ci pare e buonasera. Gli fu dato a questo concetto, un termine che si chiamava terra nullius in latino, cioè la terra di nessuno. Quando i primi colonialisti europei, ebraici, ebrei, arrivarono in Palestina, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, perché è nato in Europa un movimento chiamato sionista, cioè un movimento nazionalista, alla Mazzini in Italia, noi abbiamo avuto Mazzini, no? Che è stato il simbolo del nostro, lì allora hanno avuto vari personaggi, uno è questo Theodor Herzl, ma ce n'erano tanti altri, Leon Pinsker, Moses Hess era fra l'altro un collega di Marx, è stato uno studioso che ha lavorato con Marx, e in Europa allora hanno detto, creiamo questo movimento sionista, perché? Perché vogliamo dare una casa nazionale al popolo ebraico che è sparso in giro per l'Europa e per il mondo, non ha una propria nazione. Nasce questo movimento sionista e questi sionisti europei fanno un congresso a Basilea nel 1897 e partono con questa idea di trovare una terra per gli ebrei. Quindi i colonialisti sionisti cominciano ad arrivare in Palestina, ma arrivano in Palestina per vedere com'è la situazione. In realtà il movimento sionista, che voleva dare una casa nazionale agli ebrei, aveva avuto altre idee. Per dirvi, Moses Hess aveva pensato al canale di Suez, lui voleva creare la terra di Israele nel canale di Suez, Leon Pinsker aveva pensato agli Stati Uniti o alla Turchia, e Theodor Herzl all'inizio pensava all'Argentina, dopodiché, siccome gli diceva di no, chiunque, insomma, non ne voleva nessuno sostanzialmente, purtroppo, e questo non sostengo assolutamente che fosse giusto, non ne voleva nessuno per tanti motivi politici e di interessi, e si trovarono con la Palestina come ultima scelta possibile. E erano, attenzione, questi ebrei erano quasi tutti laici, laici vuol dire persone non religiose, non erano gli ebrei religiosi di cui i rabbini, non era questo il movimento, era un movimento nazionalista politico, completamente laico, e quindi loro alla Palestina ci arrivano in ultima istanza. Sì, è vero, si ricordano che la Palestina è la terra d'origine, eccetera, però biblicamente parlando. Ci arrivano però alla fine dell'Ottocento, dopo la conferenza di Berlino di cui vi ho parlato, e ci arrivano con questa mentalità. La Palestina è terra nullius, è una terra di nessuno, perché quando arrivano in Palestina trovano che ci sono dei contadini, dei villaggi, ci sono dei muli, ci sono dei cavalli, ci sono dei contadini che coltivano la terra, e non c'è una struttura, non c'è niente, non c'è sostanzialmente non c'è un monarca, non c'è un governo, non c'è nulla, è una terra nullius. Infatti quello che diventerà il primo presidente di Israele, quando nascerà Israele dopo, e che allora era solamente un leader sionista, Chaim Weizmann, si ricorda di una conversazione avuta con Lord Salisbury, inglese, colonialista inglese, dove si dicono, in Palestina ci sono alcune decine di migliaia di negri per i quali non c'è alcuna importanza. È una citazione storica,
che ho scritta, e poi dopo chi è interessato posso dare le fonti delle citazioni, e capite come si arriva in Palestina pensando che ci sono dei negri che non valgono assolutamente niente. E un altro leader sionista che si chiama Israel Zangwill dice la famosa frase passata alla storia: la Palestina è una terra senza popolo, mentre invece noi siamo un popolo, noi ebrei siamo un popolo senza terra. Golda Meir, che fu un primo ministro di Israele negli anni 70, molto famosa, una donna, in un suo scritto ricorda, dice la seguente cosa, dice: ma noi non siamo venuti qua, abbiamo tirato via la terra a qualcuno che stava qui, non c'era nessuno in Palestina, non è che ci fosse un popolo, un governo, non c'era niente, siamo arrivati, abbiamo preso una terra che non era di nessuno. Ora, questa nozione, che è di stampo tremendamente razzista, è rimasta a fondamento di tutta l'ideologia che ha portato da lì, da quegli anni a oggi, la nascita dello Stato di Israele e le condotte dello Stato di Israele. Cioè, loro hanno piantato nella testa che quella terra non era di nessuno, che quelli che ci vivevano non avevano nessun diritto, che non valgono niente, che sono degli esseri umani di classe B. Questo ancora permane nella mentalità israeliana. Pensate che l'Istituto Israeliano di Democrazia, si chiama Istituto Israeliano di Democrazia, ha fatto un sondaggio l'anno scorso dove ha rilevato che il 53% degli israeliani dice che bisogna negare i diritti civili agli arabi, e il 57% sostiene che ancora oggi, a distanza di un secolo, che sostiene che gli arabi andrebbero espulsi perché non hanno diritto di stare in quella terra. Ora, che gli arabi avessero diritto di stare in quella terra perché ci vivevano da secoli è scontato, non solo ci vivevano da secoli, ma avevano anche una ottima convivenza con gli ebrei ottomani. Chi sono gli ebrei ottomani? Stiamo parlando del movimento sionista che dall'Europa, cioè ebrei europei che cercano di trovare una nazione e vanno in Palestina. Ma in Palestina c'erano gli ebrei, quelli che non si erano dispersi con la diaspora ed erano lì da secoli anche loro, convivevano perfettamente in armonia con gli arabi e erano appunto anche loro lì da secoli. E ci sono testimonianze importanti come quella del rabbino Josef Dushinsky, che già nel 1947 testimonia a una commissione d'inchiesta dell'ONU che le condizioni di convivenza fra arabi ed ebrei in Palestina prima dell'arrivo dei sionisti erano ottime, non c'era nessun problema. Il Baruch Kaplan è stato un altro grande rabbino ebraico che ha vissuto a New York, dalla Yaakov School, molto famosa, molto rispettato. Lui ha pubblicato una lettera del rabbino del Gerer Hasidim Mordecai Alter, un rabbino polacco che a fine 800 scrive in una lettera autografa, scrive: mi sono recato in Palestina per verificare le condizioni per un'eventuale emigrazione di ebrei polacchi in quella terra. Ho trovato arabi gentili, perfettamente disponibili e anzi entusiasti di accogliere l'immigrazione ebraica europea perché gli portiamo mezzi economici che loro non posseggono. Questa era la situazione nella realtà. Quindi c'era un popolo arabo, aveva diritto di stare lì. E ricordo un altro sionista, Yitzhak Epstein, che nel 1907 al quinto congresso mondiale sionista dice: ma cari colleghi, in Europa, dice: cari colleghi, noi andiamo a visitare a conquistare una nazione in cui esiste un popolo che è innamorato della propria terra, dice Epstein nel 1907. Quindi la consapevolezza che vi fosse un popolo che avesse dei diritti e che oltretutto fosse un popolo di gentili, cioè di persone per nulla ostili agli ebrei, era molto chiara.
Ma che cosa succede? Succede in realtà che invece purtroppo questo movimento sionista europeo arriva in Palestina con questa mentalità razzista, non rispetta per niente le condizioni esistenti sul terreno, non rispetta per niente il popolo che trova, si cominciano subito a comportare in maniera arrogante, sono molto più ricchi, sono molto più colti e trattano questi arabi che trovano nelle terre che coltivavano esattamente proprio come negri, cioè come esseri inferiori. Vi cito solamente una testimonianza, cito solo testimonianze ebraiche, non cito mai neanche una testimonianza araba, perché sennò poi mi si accusa di essere di parte. Vi cito la testimonianza di Ahad Ham, che è stato il più grande umanista della storia ebraica del XIX secolo e anche della prima parte del XX secolo, quindi un intellettuale, un faro di intelletto per il mondo ebraico sia europeo che israeliano oggi, che scrive nel 1891, quindi già agli albori della prima conquista della Palestina da parte dei sionisti, dice: cosa stanno facendo i nostri compagni ebrei in Palestina? Esattamente l'opposto, eravamo schiavi nella terra della diaspora e improvvisamente ci siamo trovati con una grande libertà e una libertà senza limiti, questo improvviso cambiamento ha prodotto in noi una tendenza al despotismo, trattiamo gli arabi con crudeltà, con ostilità, violiamo i loro territori, li picchiamo senza motivo e addirittura ci vantiamo di questi atti vergognosi. Io vi posso dire, e potrei andare avanti con molte citazioni storiche, ma non voglio tirarla troppo per le lunghe, perché la storia è ancora molto complessa. Posso dirvi che il destino dei palestinesi era segnato 40 anni prima dell'Olocausto, perché purtroppo l'Olocausto è stata una tragedia immensa e su questo non ci piove, ma purtroppo va detto che oggi una delle cose che ci sentiamo rispondere quando si parla dei diritti dei palestinesi è: gli ebrei erano vittime dell'Olocausto, eccetera, hanno cercato una sicurezza e via dicendo. Questo non c'entra assolutamente niente con la tragedia palestinese. Il destino dei negri senza alcun valore che stava in Palestina viene siglato 40 anni prima che neppure esistesse il nazismo. E vado avanti. Allora, va detta una cosa, che a questo punto interviene un terzo personaggio nella storia che raccontiamo. Abbiamo i sionisti, abbiamo i palestinesi che stanno nella loro terra e abbiamo gli inglesi. Che Dio stramaledica gli inglesi, diceva Mussolini, e non aveva torto, anche se per carità Mussolini lasciamolo perdere, ma non aveva torto. Gli inglesi sono stati probabilmente il peggior popolo mai esistito al mondo. Se facciamo un calcolo dei danni all'umanità che hanno fatto gli inglesi, se ci pensate, è una cosa spaventosa, perché tutto il disastro del Medio Oriente, di cui oggi noi viviamo le conseguenze col prezzo del petrolio, con le guerre, eccetera, è tutta mano inglese. Sono stati loro che hanno fatto, qui mi addentro in una storia. Ma insomma, arrivano gli inglesi, e arrivano gli inglesi che come al solito si comportano alla maniera degli inglesi, e cioè arrivano e prendono il mandato della Palestina, cioè loro diventano, mentre i sionisti colonizzavano la Palestina, arrivano gli inglesi e dicono sostanzialmente: cari sionisti, questa Palestina adesso è nostra. Cos'era successo? Avevano vinto la prima guerra mondiale, la Palestina nella prima guerra mondiale era sotto l'impero turco ottomano che si era alleato con quelli sbagliati durante la prima guerra mondiale, per cui ha perso, l'impero turco ottomano viene smembrato, se ne prendono un pezzo i francesi, un pezzo i russi, un pezzo gli inglesi, e gli inglesi capita proprio il trattato di Sèvres 1920, capita proprio la Palestina, diventano i padroni della Palestina proprio mentre i sionisti immigravano lì. Ma naturalmente esiste un'affinità fra inglesi e sionisti, se non altro perché Churchill era molto giovane, non era ancora il famoso primo ministro della seconda guerra mondiale, ma Churchill, che era già molto in vista politicamente, era un grandissimo amico dei sionisti, era un grande sostenitore dei sionisti. Quindi arrivano gli inglesi e prendono il mandato in Palestina e cominciano a comportarsi, come è ovvio, a favorire in tutti i modi possibili immaginabili i sionisti europei, specialmente
specialmente gli inglesi, e a discriminare contro, di nuovo, contro questi poveracci di arabi. Vi do solamente un esempio: mentre l'esercito inglese armava e addestrava il futuro esercito di Israele, che si chiama Haganah, un palestinese che fosse fermato con un coltello in mano andava in galera. Con un coltello in tasca andava in galera, per dirvi. La distribuzione delle risorse economiche era fatta in maniera del tutto arbitraria, e a quei tempi era importantissimo il demanio, era importantissimo lo sfruttamento del sale, era importantissimo lo sfruttamento dell'acqua per l'energia elettrica e per tante altre cose, e tutto questo veniva dato in stragrande maggioranza dai padroni inglesi in mano a, ovviamente, i sionisti e non agli arabi. E anche se a quei tempi, per esempio, i sionisti erano ancora una percentuale minima, l'1-2% della popolazione, viene dichiarata lingua ufficiale lo Yiddish, la lingua ebraica. E voi capite, se tu sei arabo e vivi in quelle terre e ti vedi accadere queste cose sotto al naso, cominci ad agitarti. Ma poi c'erano cose ancora più gravi. I sionisti avevano fondato questo Jewish National Fund, il Fondo Nazionale Ebraico, si chiamava. Era un ente pubblico sionista che gestiva le terre che i sionisti, con i soldi degli europei, acquistavano. Il Jewish National Fund che cosa faceva? Comprava le terre su cui lavoravano i contadini arabi, le comprava dai proprietari, ma i proprietari non stavano lì, stavano in Turchia, stavano in Iraq, stavano in Marocco, stavano un po' dovunque nel mondo, anche in Europa. Le compravano da questi proprietari. E i contadini erano ignari di tutto, cioè si alzavano la mattina e andavano a lavorare nelle loro terre, nelle terre che avevano coltivato da decenni, se non secoli, e poi un bel giorno si presentavano con un certificato di proprietà e dicevano: questa terra è mia, sloggia, fuori. Veniva proibito a qualunque arabo di lavorare o di nutrirsi semplicemente su una terra di proprietà ebraica. Questo cominciò a fare il Jewish National Fund. E questo fu terribile, perché vi immaginate un contadino che si alza la mattina e da un giorno all'altro non ha più la terra, non ha più le cipolle, non ha più le patate, non ha più niente. E deve andare a fare la fame. E cosa fa? Allora queste cose cominciavano queste discriminazioni cominciavano a dare molto fastidio al popolo arabo. Poi ci sono altri dettagli, ma devo saltare in maniera molto rapida. Un'altra cosa, per esempio, questa la capite perché tutti voi avete un conto in banca, per esempio un'altra pratica odiosa, fra queste pratiche odiose dei colonialisti, era quella di esigere dai contadini arabi palestinesi di ripagare i debiti che erano stati contratti sotto l'impero ottomano, che non esisteva più. E quindi i contadini questi debiti non li potevano ripagare, non avevano i soldi, e se non potevano ripagare questi debiti dovevano vendere quello che avevano, e a chi lo vendevano? Ovviamente chi aveva i soldi per comprarlo, cioè i sionisti. E così si comincia a divorare la terra degli arabi sempre di più, con questi artifici, no? E si arriva ai primi scontri. Cominciamo nel 1921-1929, ci sono i primi scontri, gli arabi cominciano a ribellarsi. Capite da dove comincia a partire la rabbia araba? Siamo nel 1921-29, l'11 di settembre è del 2001. Allora, se cominciamo a vedere un po' i tempi che sono passati, queste discriminazioni già c'erano allora, ma le cose peggiorano, perché gli inglesi naturalmente non sanno gestire la questione, riconoscono privatamente che ci sono dei torti fatti alla popolazione araba, ci sono i documenti che lo testimoniano, però rimangono ciechi poi di fronte alle manifestazioni dei cosiddetti negri, e tentano vari tipi di varie mediazioni, il Peel Report, il White Paper, ma comunque insomma non se ne fa niente, anche perché nel frattempo i sionisti stavano conquistando sempre più terra, si erano armati, venivano addestrati e si cominciano a formare in gruppi armati e in un esercito vero e proprio, quindi cominciano ad avere una potenza anche di fuoco, e chi ha le armi ovviamente vince. Ci sono, oltre all'esercito Haganah, ci sono anche altri gruppi
gruppi che sono stati realmente, realisticamente, gruppi terroristi ebraici, e sono l'Irgun, per dire, lo Stern, Palma e altri gruppi di questo tipo, e cominciano ad attaccare la popolazione araba anche con le armi, cioè cercano di farli sloggiare dalle loro terre, dalle loro case. Il piano sionista a questo punto diventa ovvio, cioè è la conquista di tutta la Israele biblica. Loro vogliono prendere quella che chiamano la Eretz Israel, e si comincia a capire in quegli anni qual è la loro intenzione. Non è semplicemente quella di andare a creare una nazione, un enclave, una regione dove poter andare a vivere. Loro non vogliono espandersi e comprendere tutto il territorio. L'idea è di buttare fuori i cosiddetti negri. Infatti Theodor Herzl, che fu il padre del sionismo, l'aveva già detto prima nel 1904 in una famosa citazione, dove lui dice: provvederemo al trasferimento oltre le frontiere della popolazione araba negandogli qualunque tipo di impiego sulle nostre terre. Già allora parlava delle nostre terre, non erano neppure quasi andati, già parlavano delle loro terre, e appunto bisogna impoverire questi disgraziati, buttarli fuori dalle frontiere e cominciare a trasferirli. E questo viene cominciato a fare anche con la forza delle armi, solo che c'è un piccolo problema, qui la cosa si complica, perché i bravi inglesi, e per una volta tanto l'hanno presa in quel posto, i bravi inglesi che si sono fidati dei sionisti hanno poi fatto un grave errore, perché i sionisti con questo piano di conquistare tutta la Grande Israele, ma mica ci volevano tenere dentro gli inglesi. Col cavolo, gli inglesi dovevano sloggiare anche loro, solo che gli inglesi erano la potenza coloniale e non si sognavano neppure andarsene via da lì, d'accordo? E allora i sionisti che si sono addestrati attraverso gli inglesi, armati dagli inglesi, cominciano ad attaccare anche gli inglesi, cominciano a fare degli attentati terroristici anche contro gli inglesi, perché l'idea è: andatevene via, questa terra è nostra, via gli arabi e via gli inglesi, non voglia nessuno. E ci sono attentati molto importanti. Nel 1944 viene ucciso il ministro inglese per il Medio Oriente, Lord Moyne, e non è mica una roba da ridere. Cioè nel 1946 c'è un attentato all'Hotel King David di Gerusalemme, che era la sede del governo inglese in Palestina. Fanno 90 morti, fanno crollare un'intera ala, questo è stato Menachem Begin a fare sta storia, che diventerà poi primo ministro di Israele, fanno crollare un'intera ala di questo quartiere generale degli inglesi, e poi ci sono rapimenti di ufficiali, li torturavano, gli tagliavano la testa, ne facevano di tutti i colori, oltre ad attaccare, naturalmente lo ricordo sempre, anche a terrorizzare gli arabi, al punto... Questa cosa arriva al punto che Churchill, che vi ho menzionato prima, un uomo estremamente di destra, un razzista incredibile, è un grandissimo amico dei sionisti, dirà, in una frase che è storica, dirà: se i nostri sogni per il sionismo devono finire nel fumo delle pistole degli assassini, riferendosi ai sionisti, e i nostri sforzi per il sionismo devono produrre un gruppo di gangster degni della Germania nazista, allora molti, come me stesso, dovranno riconsiderare le posizioni che abbiamo tenuto così consistentemente, così coerentemente per così tanto tempo nel passato. Ora, guardate che perché uno come Churchill arriva a dire una roba del genere, voleva dire che i sionisti le stavano combinando veramente grosse. Il nazismo è già in Europa. In queste date, l'abbiamo detto, 1944, 1946, il nazismo è già in Europa, c'è già la guerra, e naturalmente la tragedia ebraica, che è del tutto scollegata con la questione palestinese, la tragedia ebraica c'è, i campi di sterminio, e quindi il flusso ebraico in Palestina accelera in maniera drammatica, ma dal punto di vista dei contadini arabi, che non avevano il telegiornale e non avevano internet, non sapevano cosa stava succedendo in Europa, questi vedevano che questi arrivavano con dei flussi enormi, dicevano: basta, questa è la nostra terra, ci abbiamo lavorato da centinaia d'anni, noi non ne possiamo più che venite qua e ce la strappate con stratagemmi, con la forza delle armi, sparandoci addosso, discriminandoci, eccetera. Quindi la situazione precipita.
e gli inglesi non riescono più a gestirla, diventa un vero e proprio disastro, sono sotto fuoco dai sionisti, sono sotto fuoco per modo di dire, ma devono subirsi le rivolte dei contadini palestinesi. A un certo punto nel 47 gli inglesi mollano la pezza, basta, se ne vanno, dicono chiuso. E a quel punto i sionisti hanno il campo libero, sono armatissimi, addestratissimi, sono pieni di soldi e fanno un piano, si chiamerà piano D, piano Dalet in ebraico, è un piano che è stato rivelato da uno storico ebraico, si chiama Ilan Pappe, pochi anni fa, era rimasto segreto, nessuno lo sapeva. È esistito questo piano congetturato da Ben Gurion, grande figura storica di Israele, primo ministro di Israele, e che prevede appunto una guerra di espulsione dei palestinesi dai loro villaggi con la violenza, stragi inaudite, immani. Questa campagna comincia nel 1947 e attenzione che questo è un punto importante, perché sappiamo dai libri di storia che nel 48 c'è la guerra arabo ebraica che darà vita allo Stato di Israele. Ci raccontano che gli arabi all'improvviso attaccano Israele, attaccano gli ebrei, chiedo scusa, per buttarli fuori. In realtà quello che era successo è che, a parte i decenni di discriminazione e di violenza di cui vi ho parlato, nel 47 c'è questo piano di espulsione violenta, per cui i gruppi terroristici ebraici e l'esercito ebraico cominciano a circondare i villaggi, mettono la dinamite, fanno saltare per aria le case, chiudono tre lati e ne lasciano un quarto aperto, e per permettere alla popolazione di fuggire. Se la popolazione non fugge, li ammazzano. E questo è l'opera di pulizia etnica della Palestina che avviene nei mesi che vanno dal gennaio al maggio del 1947, pianificata a tavolino da Ben Gurion, Yigal Allon, Moshe Dayan e tanti altri. E a quel punto, e solo a quel punto, quando ormai sono stati espulsi 250.000 palestinesi, ammazzati centinaia se non migliaia, intervengono i paesi arabi per cercare di arginare questa cosa, e quindi attaccano l'esercito ebraico. Ma è solo a quel punto, e poi comunque la guerra arabo ebraica di quegli anni è una guerra fasulla, perché l'esercito più potente arabo di quel tempo era l'esercito giordano del re Abdullah, che si era segretamente messo d'accordo con Ben Gurion, il leader ebraico, di non farsi la guerra, perché alla fine, e chi ci rimetteva naturalmente erano i poveri palestinesi, alla fine il patto era: Ben Gurion si pigliava quella che oggi chiamiamo si chiamava la Transgiordania, la Cisgiordania, e il resto delle terre se le prendeva il re Abdullah. Quindi non ci fu in realtà una guerra, è una balla, un'epopea finta, talmente finta che il comandante in capo delle forze giordane, che era un inglese, si chiamava Ghalib Pasha, disse in un suo libro autobiografico l'ha chiamata la guerra bufala, in inglese, The Phony War. La guerra bufala, che non era una vera guerra. E quindi scoppia questa guerra, nasce nel maggio del 48 lo Stato di Israele e si conclude una prima parte della disgrazia palestinese in questo modo. Ora, a quel punto i rifugiati non sono più solo 250.000, viene completata la pulizia etnica, i rifugiati sono 750.000, interi villaggi rasi al suolo, stragi di stampo veramente, realmente nazista, che sono documentate da Uri Milstein, per esempio, per farvi un nome, che è uno storico militare israeliano, documentate da Benny Morris, un altro storico israeliano che ultimamente ha anche aumentato la cifra delle violenze carnali, degli stupri, degli assassini fatti contro la popolazione civile araba da parte dell'esercito israeliano, ma cose che oggi facciamo fatica a sapere, erano talmente note allora, questo comportamento criminale, questa discriminazione, questa guerra di pulizia etnica contro gli arabi, era talmente nota che arrivò alle orecchie di Albert Einstein negli Stati Uniti e di un'altra personalità eminente ebraica di grandissima importanza, che si chiama Hannah Arendt,
che ha scritto libri, uno si chiama La banalità del male, è un'autrice ebraica di grandissimo prestigio, ma comunque Einstein lo conoscete tutti. E Einstein sul New York Times nel dicembre del 1948 scrive la seguente cosa: fra i fenomeni politici che più mi disturbano dei nostri tempi è l'emergenza di un, nello Stato di Israele, nell'appena nato, nel neonato Stato di Israele, dell'organizzazione di Menachem Begin, il Partito della Libertà, la cui filosofia politica e la sua organizzazione e i cui metodi sono comparabili a quelli dei partiti nazisti e fascisti. Questo dice Albert Einstein di quello che stavano facendo in particolare un partito, uno dei maggiori partiti sionisti di allora, il partito di Menachem Begin, quello che fece saltare per aria il quartiere generale inglese. E un'altra citazione che vi devo fare riguardo a questo periodo è quella di Aaron Chisling, che non conoscete. Aaron Chisling diventò il primo ministro dell'agricoltura dello Stato di Israele. Durante una riunione di gabinetto del primo governo presieduto da Ben Gurion disse la seguente frase: adesso anche noi ebrei ci siamo comportati come nazisti e tutto il mio essere ne è scosso. Bene, che cosa era successo? Beh, ve l'ho appena detto cos'era successo. Sono cose molto gravi. Guardate che non ho molto altro da raccontarvi, non temiamo, non vado molto avanti rispetto a questo. La storia si potrebbe concludere qua, raccontare qui. Voi capite che quando un popolo innocente, che non aveva fatto male a nessuno, torto un cappello a nessuno, si vede trattare dall'inizio del Novecento fino al 1948 in questa maniera, culminando con un'opera di pulizia etnica spaventosa, stragi di stampo neonaziste, testimoniate da personaggi eminenti come Einstein, come Hannah Arendt, che firma la petizione pubblicata sul New York Times da Einstein, testimoniata dagli stessi ministri del nuovo Stato di Israele. Beh, insomma, voglio dire, quando un popolo subisce un destino di quel tipo, ma come fa a non ribellarsi a un certo punto? E pensate che siamo al 1948, pensate che dovranno passare altri 20 anni di torti inauditi contro il popolo arabo perché nasca la prima organizzazione di ribellione armata contro questa ingiustizia. 1964, 68, 64, 68 sono gli anni in cui si forma l'OLP del famoso Yasser Arafat, e dovranno passare addirittura 50 anni prima che il primo palestinese si faccia esplodere contro Israele. Ora capite in che contesto mettiamo gli attentati di Hamas? Cioè, molto la cosa va capita in questi termini, e questi sono i termini storici. Se non la capiamo in questi termini, non capiamo niente. Cioè, quello che ci raccontano è questo, la narrativa che ci raccontano è questa: esiste uno Stato pacifico che si chiama Israele, pieno di ebrei che sono vittime dell'olocausto, eccetera, eccetera, e vanno in questa terra improvvisamente questi arabi cattivi, brutti, sporchi, che parlano sta lingua che non si capisce niente di quello che dicono, sono i ragionevoli barbari, improvvisamente si a un certo punto pigliano sui mitra, si mettono delle bandane in testa e cominciano a sparare contro gli ebrei perché li odiano. Così. Cioè, si svegliano la mattina e odiano, improvvisamente odiano gli ebrei. Non si capisce perché. No, ma va raccontato perché. Ed è molto importante raccontare perché. Bene, allora, arriviamo due parole sul periodo che è venuto dopo, due parole. Dovete sapere che nasce lo Stato di Israele, e le terre conquistate sono ormai quasi la maggioranza. Il Jewish National Fund, il Fondo Nazionale Ebraico, che ho menzionato all'inizio, promuove presso il governo una legge, la legge sulla terra di Israele e la legge sulla proprietà degli assenti. Sono due leggi, le quali sanciscono che di nuovo la terra conquistata dagli ebrei è terra ebraica, nessun arabo ci può vivere, nessun arabo ci può lavorare, nessun arabo la può affittare. Non solo, le terre liberate, sentite l'ironia tragica di questa parola, le terre liberate dai palestinesi assenti, cioè li hanno cacciati fuori a fucilate e a stragi e a violenze carnali,
Ecco, le terre liberate dagli assenti diventano automaticamente proprietà dello Stato di Israele e di nuovo nessun arabo potrà più riacquistarle, eccetera, eccetera. Si arriva da queste leggi che sono nel 1951, nel 1953, si arriva da queste leggi alla situazione attuale di oggi, dove voi sapete che in Israele vivono circa, dentro Israele, dentro a Israele lo Stato, non i territori occupati, vivono più di 1 milione di arabi che devono vivere sul 3% della terra. Il 3%, hanno a disposizione il 3%, ne possono coltivare l'1,5% di tutta la terra. C'è gente che era legittima proprietaria di quasi il 100% di quella terra. Un'altra cosa che vi diranno, se raccontate in giro questa cosa, a chi un pochino conosce la situazione, vi dirà, guardate che quel Barnard vi ha raccontato delle bugie. Nel 1947 l'ONU propose un piano di spartizione, furono gli arabi a rigettarlo. E per cui dopo che c'è stata la guerra, ecco, dopo tutta la bla bla bla. No, questa è una balla colossale, storicamente è un falso. I dettagli del piano di spartizione dell'ONU erano assolutamente ridicoli, talmente ridicoli che non avrebbe accettato neanche un demente. Le discriminazioni erano ancora peggiori rispetto a quelle che ho menzionato prima quando vi parlavo del demanio, del sale, dell'energia elettrica, eccetera. Era qualcosa di assolutamente assurdo. E quindi gli arabi giustamente rigettarono. Poi a domanda dopo posso raccontare i dettagli. L'occupazione dei territori avviene come? Beh, già allora, come abbiamo visto, nasce lo Stato di Israele e si era accaparrato quasi tutta la terra che apparteneva agli arabi. Poi c'è la guerra del 1967, una guerra che viene dichiarata, viene lanciata da Israele e raccontata al mondo come una guerra in cui Israele deve difendersi di nuovo, come dicevano nel 48, deve difendersi di nuovo dall'attacco di questi meschini e orribili arabi che sempre tentano di distruggere Israele. La realtà storica, documentata oltre ogni dubbio dai documenti segreti che sono stati declassificati dalla CIA e dalla libreria del presidente Johnson, che allora era presidente degli Stati Uniti, raccontano completamente un'altra storia. Gli israeliani sapevano benissimo che non esisteva una minaccia di invasione araba, non c'era nessuna minaccia per nulla. Il capo del Mossad, dei servizi segreti israeliani di allora, Meir Amit, andò a parlare con McNamara, che era ministro della difesa americano, gli disse: noi questa guerra, gli disse prima di farla, noi questa guerra la vinciamo in 7 giorni, lo sapevano prima ancora di cominciarla, la vinsero in 6. E quindi di nuovo questa guerra non aveva nessuna giustificazione, se non che cosa? Prendersi un altro pezzo della grande Palestina, della grande Israele, e cioè si presero tutta la Cisgiordania, che oggi è diventato appunto un territorio occupato, e Gaza, che oggi non è più territorio occupato semplicemente perché è stata trasformata nella più grande prigione a cielo aperto del mondo, dove nessuno può entrare e uscire e fanno la fame all'interno. Ora, le tappe sono poi queste. Il 67 vede consolidarsi la situazione attuale di oggi. E da allora in poi quello che è successo appunto è tutto questo tiro alla fune della comunità internazionale, perché Israele dovrebbe ritornare, almeno dovrebbe ritornare nelle sue frontiere prima del 1967. C'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che dichiara che questo è quello che Israele deve fare. Israele naturalmente la ignora, la risoluzione 242. Ci sono una serie di sentenze della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, ce ne sono da sprecarsi, che sanciscono che Israele dovrebbe liberare i territori occupati, smettere di strangolare gli arabi. I comportamenti di Israele nei confronti dei territori occupati e dei palestinesi negli anni che vanno dal 67 a oggi sono stati talmente orrendi, e vi leggo solamente una citazione, e questa vale la pena leggerla. Ed è la citazione di Ab Eban, che è stato un ambasciatore israeliano all'ONU, è stato un
ministro degli esteri di Israele, ed era ministro degli esteri di Israele proprio durante la famosa guerra dei sei giorni del 67 di cui vi ho parlato prima. E Abba Eban, parlando, riferendosi al suo primo ministro d'allora, Menachem Begin, dice letteralmente la frase: noi stiamo infliggendo a un popolo di innocenti una serie di orrori, di distruzione e morte che mi riportano alla mente dei regimi che, caro primo ministro, io non oso neppure chiamare per nome. E si riferiva naturalmente al nazismo. Cioè, questo dice negli anni '80 Abba Eban a Menachem Begin, riferendosi, commentando i comportamenti dell'esercito israeliano, dello Stato di Israele nei confronti della popolazione araba. Le discriminazioni che sono state fatte e che vengono fatte sono inaudite, incredibili. Vi posso citare, per venire ai giorni nostri, l'ex ministro per gli affari internazionali del governo di Tony Blair. Si chiama Claire Short, il suo nome nel 2007 alla Camera dei Comuni inglese. Claire Short dà una testimonianza di nuovo sulla situazione dei territori occupati, sullo stato di vita dei palestinesi, che so a memoria, ma la vorrei trovare per leggervela alla lettera. Allora, Claire Short, ministro per gli affari internazionali del governo di Tony Blair, nel 2007 alla Camera dei Comuni. Sono profondamente scioccata dalla conquista di terra da parte di Israele, la demolizione delle case, la creazione decisa di un sistema di apartheid in cui i palestinesi sono rinchiusi in Bantustan, circondati da muri, con i posti di blocco tutto intorno, secondo metodi e sistemi che sono brutali e sistematici. Questo è quello che dichiara Claire Short, e quindi non certamente una fonte araba o di sinistra o di parte, sulla situazione dell'occupazione dei territori un paio di anni fa. E ce ne sono tante altre di queste citazioni. Un intellettuale ebraico, figlio di vittime dell'Olocausto, americano, si chiama Norman Finkelstein, ha detto una frase che è stata fonte di una polemica enorme sulla stampa israeliana. Ha detto a un convegno a Tel Aviv: se voi israeliani volete smettere di essere chiamati nazisti, dovete semplicemente smettere di comportarvi da nazisti, perché purtroppo questa è la realtà di quello che sta succedendo sul terreno. Naturalmente si parla di comportamenti nazisti riferendoci a quelle che erano le politiche di razzismo, di violenza, di assassinio, di uccisioni di massa, eccetera, da parte del nazismo. Ma non, e questo lo capirebbe anche uno stupido, non ci si riferisce alle campi di sterminio, che sono un unicum della storia che per fortuna non è stato replicato da nessuno. Ecco, questo per mettere nel contesto la situazione della Palestina. Ora voi capite che, e concludo, poi dopo passiamo a domande, a curiosità, a domande storiche, quello che vi pare. Voi capite che se è vero, come è vero, che questo torto storico che dura un secolo è una ferita profonda nel cuore di qualunque fondamentalista islamico, ma anche di qualunque musulmano che esista al mondo, voi capite che se noi non riusciamo a risolvere questa cosa, cioè non riusciamo a far sì che Israele capisca quello che ha combinato e vi ponga un rimedio, noi non avremo mai la pace. Il terrorismo non si fermerà mai, le tensioni in Medio Oriente non si fermeranno mai, i nostri governi dovranno continuare a spendere milioni e milioni di euro di vostre tasse per mandare dei soldati a fare cose che sono inutili, che non servono assolutamente a niente e che anzi creano ancora più rancore, ancora più ostilità nei nostri confronti. Capite? E senza contare poi il fatto che ci sono pericoli reali per tutti noi. Certo, la vita di tutti, domani mattina voi non vi svegliate con la paura di trovare una bomba islamica sotto casa, però è anche vero che questo pensavano la coppia di fidanzati di Aci Trezze, credo che si chiamasse il villaggio, il paesino del sud Italia, che sono andati in vacanza a Sharm el Sheikh e sono saltati per aria, purtroppo, con una bomba
islamica. Insomma, per non parlare poi del prezzo del petrolio, perché poi voglio dire, se vogliamo venire alle tasche dei cittadini, il prezzo del petrolio che ci stiamo sorbendo da anni a questa parte, che è stratosferico rispetto a quello che era una volta, è dovuto esclusivamente a questa situazione di tensione in Medio Oriente, e naturalmente fa poi gli interessi delle tasche delle grandi multinazionali petrolifere e di una selezionata cerchia di truffatori e o dittatori del Medio Oriente. Bene, io direi che ho finito, accetto domande su tutto, su qualunque cosa, in particolare se volete sulla questione terrorismo internazionale, sul perché ci odiano, che è il titolo di questo libro, e sulla situazione palestinese. Grazie. Vi esorto quindi a fare qualsiasi domanda, lo scopo della serata è anche questo, interagire con l'autore, chiedere dubbi, esprimere la propria opinione, chiunque volesse farlo è ben accetto. Ai primi del Novecento, quando questo movimento sionistico ha cominciato a prendere piede in Palestina, ma come non c'era un'autorità, non c'era uno Stato, non... mi sembra di ricordare che ci fosse l'impero di Costantinopoli, no? Di Bisanzio, ottomano. Beh, allora questi ottomani non controllavano i loro territori. Di solito quando c'è un'autorità, diciamo così, imponente, perché gli imperi sono ben attenti a cosa succede nelle loro proprietà. Questi chi cosa facevano? Facevano niente? Allora, la questione è molto chiara. Certamente, infatti, esisteva, correttamente ricordato il presidente dell'associazione, esisteva l'impero ottomano, che gestiva, come sapete, delle fasce di territori enormi. Dovete immaginare però che quelle terre non erano organizzate come sono state organizzate le nostre terre da secoli, cioè noi siamo stati divisi in regioni, principati, ducati, prima abbiamo avuto l'impero romano, però noi siamo stati entità nazionali o comunque entità regionali molto ben definite, con caratteristiche ben definite per secoli. Quelle terre erano terre, specialmente la Palestina, in quell'angolo di compreso fra quella che è l'odierna oggi Siria, la Giordania e l'Egitto, incastrate lì in mezzo. Quelle erano terre abitate da contadini da secoli, anche appunto da ebrei, ma non erano terre organizzate in regioni con un proconsole dell'impero che stesse lì a governare, con un consiglio di anziani, eccetera. Esistevano tribù ebraiche e arabe che avevano i loro capi tribù, ma erano tutti insediamenti di contadini sparsi che ognuno avrà avuto 100 anime, 200 anime, 300 anime, quindi non riuscivano a mettere assieme, non avevano una organizzazione amministrativa di stampo, chiamiamolo fra virgolette, moderno, così come abbiamo avuto noi fin dal 500 in Italia, dal 400, dal 500 in poi. Quindi chi arrivava trovava dei contadini, c'erano 60 contadini su una collina con un villaggio, e lì c'era un capo tribù. Ok, basta. Ed erano appunto, ma questi non erano dei regni veri e propri con un re, con un esercito, con eccetera, per cui non veniva riconosciuta come amministrazione. Il signore? Noi ne parliamo tranquillamente, ma si rende conto come stanno i cittadini di Israele in Israele, e tutti i giorni dal Libano di piombo di casa i missili Kassar, e c'è uno come Ahmadinejad che tutti i giorni è sui giornali di destra e di sinistra, televisione di destra e di sinistra, inneggia terrorismo per distruggere Israele. Questi poveri israeliani si dovranno pur difendere da questi personaggi. Dunque, allora innanzitutto ripeto, siamo
di fronte, certo che si devono difendere, ma adesso arrivo alla sua domanda, siamo, ripeto, comunque di fronte ad una reazione disperata, esasperata e convulsa di un popolo che è strangolato da quasi 100 anni. Allora, il discorso dei missili Qassam è esecrabile da tutti i punti di vista. Sparare dei missili su una cittadina di civili è sicuramente un crimine ed è riconosciuto internazionalmente come un crimine. Lo ha riconosciuto l'ultima commissione Goldstone, che accusa Israele di crimini di guerra, ma accusa appunto Hamas di crimini di guerra perché spara questi razzi. Tengo conto di una cosa, che questi razzi hanno certamente costituiscono certamente un pericolo e in 8 anni hanno ucciso 20 israeliani. Nello stesso periodo di tempo gli israeliani hanno ammazzato 3.000 civili arabi. Siamo civili contro civili, no? Finisco di rispondere alla domanda, poi lei può sicuramente replicare. Siamo civili contro civili, queste sono le proporzioni. Tenga conto che, e le cito Efrem Halevi è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, ex capo del Mossad. Il Mossad è la CIA israeliana. Efrem Halevi ha detto, le posso leggere testualmente la citazione, e poi le spiego che cosa significa. Efrem Halevi dice: se Israele volesse veramente rimuovere la minaccia dei missili Qassam dai residenti delle città come Sderot, dovrebbe fare solo una cosa: aprire le frontiere di Gaza e permettere alla popolazione di sopravvivere, e avrebbe in cambio quiete per un'intera generazione o più. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che Gaza, come dicevo prima, è la più grande prigione a cielo aperto del mondo, dove vivono 1,5 milioni di persone che non trovano più da mangiare, che non hanno medicinali, che non hanno neppure i quaderni e le matite da dare ai ragazzini che vanno a scuola. Ora io non so, io spero che lei non abbia mai sofferto di una malattia che le porta dei dolori, io glielo auguro, lei immagini come può stare una persona che soffre di un tumore e che non ha, non dico la morfina, un sogno, non ha neanche l'Orudis, non ha neanche l'aspirina da prendere con un cancro, capisci? Ora stiamo parlando di cose di questo genere, stiamo parlando, vengono bloccate le frontiere, le lenticchie, non passano le lenticchie, non passano i maccheroni, non passano le matite, non passano, se una donna deve partorire a Gaza è meglio che butti i dadi, perché la mortalità infantile a Gaza è allo stesso livello del Burundi. Ora, voglio dire, questo è uno strangolamento illegale, incivile, criminale di una popolazione civile che non ha armi, che non si può difendere, che è chiuso in una prigione a cielo aperto. Ora, se a un certo punto questi mettono insieme dei razzi fatti in casa e sparano disperatamente contro chiunque riescono a beccare, mi scusi, certo è un crimine, ma mi scusi. Ma non li possiamo capire. Allora, come dice l'ex capo del Mossad, smettete di ed è un israeliano ebreo, ex capo del Mossad, e dice: smettete di strangolarli e smetteranno di lanciare i razzi per un'intera generazione. A me sembra che la soluzione sia evidente. A proposito di Gaza, quando ci fu l'operazione Ferro Fuso, che tentarono di andare a sanare i terroristi, chi controllava gli aiuti umanitari che arrivavano dalla Croce Rossa internazionale all'interno di Gaza, compresa la benzina e l'acqua, i gruppi terroristici, i martiri di Al-Aqsa, poi mostravano immagini di ospedali con bambini o persone ferite, e mi pare proprio sulla Rai 3, che erano portati lì apposta dai terroristi per dimostrare che Israele uccideva civili e indifesi. No, sì, allora guardi, le posso dire, innanzitutto durante l'operazione Piombo Fuso del dicembre 2008, gennaio 2009, non esistevano forniture di medicinali, perché semplicemente non esistevano. Allora, mi scusi, quello che passava attraverso dei tunnel bombardati mattina e sera da Israele, tunnel sotterranei, e passava una frazione infinitesimale dei beni di necessità,
Il medico svedese Mads Gilbert, chirurgo, ha lavorato per tutto il periodo della guerra, delle settimane di guerra, negli ospedali di Gaza, cercando di cucire le ferite o di salvare la vita delle persone squarciate dalle bombe. Ha testimoniato di fronte alla commissione Goldstone che la storia appunto di Hamas che controllava i farmaci e portava feriti per farli vedere alle telecamere era una fandonia, è una totale fandonia. Questo ha verificato la commissione dell'ONU presieduta dal giudice sudafricano Richard Goldstone, che è ebreo. E poi le dico di più, lo stesso Ministero della Difesa israeliano ha pubblicato le cifre dei morti durante l'operazione, sono 1300, questa fonte è il Ministero della Difesa israeliano, sono 1300 morti. Ora, lei capisce, poi la differenza fra le stime di chi difende, diciamo, di chi difende i diritti dei palestinesi e le stime del governo israeliano non sono nei numeri, perché uno dice 1450, l'altro dice 1300, sono nelle proporzioni. Israele dice ma la metà di quei più della metà di quei 1500, di quei 1300 erano terroristi. Ora, fosse anche vero, ma gli altri erano civili. Ma sì, che ci stiamo rendendo conto. E comunque non è vero, perché non è stato verificato da nessuna commissione d'inchiesta indipendente. E purtroppo noi ci dobbiamo attenere ai documenti che abbiamo e per fortuna, da un certo punto di vista, e alle testimonianze autorevoli che abbiamo. Quello che è stato fatto durante l'operazione Piombo Fuso è un crimine contro l'umanità, è un crimine di guerra, al punto che la commissione Goldstone al Consiglio di Sicurezza dell'ONU obbliga Israele ad aprire un'inchiesta sui propri crimini, se no Israele verrà portato in tribunale alla Corte Criminale Internazionale e processato per crimini di guerra. Questo per dirle quanto sono fondate e vere le atrocità che abbiamo visto tutti in televisione. Quello che viene raccontato e che lei sa, purtroppo, sono delle balle, delle fandonie, piuttosto vergognose, perché l'evidenza dei fatti è chiara, che vengono portate in giro da gruppi sparuti e poi addirittura neppure dal governo israeliano, ma da gruppi che sono più realisti del re. Cioè ci sono gruppi che portano delle menzogne sulla situazione in Palestina che sono ancora più estreme delle menzogne che racconta Israele, il che è tutto dire, insomma. Quindi. Allora i giornali italiani e europei hanno preso una bufala. No, guarda che la bufala l'ha presa solamente Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera. È stato l'unico giornalista di tutto il mondo. Dico di tutto il mondo che ha preso, che ha raccontato queste. Allora guardi, le dico, la televisione, adesso se lei sapesse come lavora la RAI, come lavorano i telegiornali, non staremmo neanche qui a discuterne. Io non voglio mettere, guardi, lei ha diritto di pensare a quello che le pare, io le cito dei fatti e bisogna citare i fatti autorevoli, le testimonianze autorevoli. Sull'operazione Piombo Fuso non ci sono dubbi, su questo le dico, guardi, si è espresso contro l'ex presidente americano Jimmy Carter, è una roba, insomma, le testimonianze sono talmente autorevoli, ormai soverchianti, che non sappiamo più neanche da che parte prendere. Ci sono le testimonianze degli stessi, ci sono i soldati israeliani, lei conosce il gruppo, c'è un gruppo di soldati israeliani che si sta ribellando e hanno testimoniato di nuovo di fronte alla commissione Goldstone delle uccisioni indiscriminate e selvagge contro la popolazione civile palestinese. Ripeto, un'operazione particolarmente orribile, perché è gente chiusa in gabbia. Nel Darfur, di cui tutti abbiamo sentito parlare, è una situazione altrettanto scena, altrettanto orrenda, però almeno lì la gente poteva correre da qualche parte, tentare di scappare in qualche modo, ma a Gaza sono chiusi dentro e li hanno bombardati con le bombe al fosforo, con la più avanzata tecnologia militare del mondo, chiusi dentro una gabbia, non potevano andare da nessuna parte. È una cosa che dal mio punto di vista, mi perdoni, è talmente ignobile, proprio come diceva Einstein, da ricordare le pratiche naziste. Una discoteca, un manufatto, un supermercato, certo, ma certo, ho detto, ma guardiamo le proporzioni, se mi permette. Ora, e ripeto, colpire una discoteca o un supermercato viene in reazione a un torto, a una violenza molto, molto, molto superiore.
e non possiamo sfuggire da questo, se no c'è una signora. C'è un'altra domanda? Lei ah, c'era. Ha sollevato negli ultimi 30 anni, credo. Ma lei ha? Ha sollevato un po' negli ultimi 30 anni. Credo che Sciacca e Sottile siano due, siano da ricordare, perché una strage come è stata fatta e quei campi praticamente, ecco, forse questo dà già un'idea, e dei campi proprio che ci sono ancora tuttora in Giordania e non so ancora da qualche altra parte, perché questi ragazzi, queste persone che nascono, che sono nati 30 anni fa o 40 anni fa in campi profughi, che non hanno avuto niente o quasi, adesso, arrivati a questo punto, che cosa possono fare? Cioè, è chiaro che diventano, possono diventare subito terroristi, cioè, ma è difficile trovare un'altra scelta di vita. Quindi, ecco, io credo che sia meglio pensare, cioè leggere un po' tutto, non leggere solo un certo tipo di stampa. E sul fatto del, sulla storia di Confuso, purtroppo io mi sto per televisione, l'ho visto alle 2 di notte, alcuni servizi che erano interessantissimi, adesso mi dice non me ne vedo, cioè non me ne vediamo, eccetera, RAI, però i servizi fatti non da Pagliara, ma da altri giornalisti della RAI, quindi io così andiamo a vedere anche quelli, non vedere quelli di prima serata del telegiornale che ti dà un flash di 5 minuti, se è molto 5 minuti, e poi non se ne parla più. Allora, la signora ha citato Sabra e Shatila, per chi lo ricordo brevissimamente, per chi non lo ricorda, Sabra e Shatila è un episodio terribile perché ci furono dai 1.000 ai 3.000 morti civili massacrati, non direttamente da Israele, ma da una milizia che Israele controllava pieno sotto la supervisione di Ariel Sharon, che è stato primo ministro di Israele di recente, fra l'altro, condannato, fra l'altro nessuno sa che Sharon nel 1953 era già stato condannato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU come terrorista. È bella questa cosa, perché parliamo tutti di terroristi, ma c'è un terrorista che è stato condannato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione, la 101, come terrorista, e si chiama Ariel Sharon, però è diventato primo ministro di Israele e nessuno ha fatto una piega. Se Bin Laden diventa primo ministro, non so, del Marocco, succede il finimondo. Vabbè, e Sabra e Shatila successe questo, che c'era un assedio, gli israeliani erano entrati in Libano, avevano assediato la capitale Beirut, e dalla famosa, dai i famosi profughi del 1947-48 vivevano in questi campi profughi indecorosi, terribili, e sono stati massacrati da questa milizia controllata da Israele, dai 1.000 ai 3.000 morti, non si saprà mai quanti erano, perché i cadaveri alla fine hanno addirittura smesso di contarli. Fu una strage condannata dall'ONU nel 16 dicembre 1982, condannata dall'ONU come atto di genocidio. C'è una risoluzione ONU che parla della strage di Sabra e Shatila come atto di genocidio. Ariel Sharon è stato riconosciuto da una commissione israeliana d'inchiesta, la commissione Khan, come direttamente personalmente responsabile della strage, eppure è diventato primo ministro. E quindi questo è la signora ricordato. Ecco, aggiungo per par condicio che anche se il torto naturalmente peggiore e l'atrocità peggiore sono state commesse dai sionisti israeliani contro i palestinesi, non ci dimentichiamo, per onestà va detto, che non è che poi gli arabi erano trattati molto bene i palestinesi, perché non è che in Libano li trattassero benissimo, non è che gli arabi in Giordania siano stati trattati con i guanti. Certamente non li hanno massacrati, sterminati, torturati come fanno gli israeliani, però è anche vero che la cosiddetta solidarietà araba non esiste, perché li hanno abbandonati a se stessi, i campi profughi. La signora dice che chi è nato in un campo profugo non può altro che diventare alla fine un violento, un terrorista, ma questo è vero, cioè vivi come un cane. Fra l'altro se n'era accorto anche Moshe Dayan, che nel 1968, se non mi sbaglio, disse: voi palestinesi potrete solo vivere come cani, chi vuole può prendere su e andarsene. Questo fu il regalino che Moshe Dayan fece ai palestinesi in quegli anni. No, però in effetti vivono come cani, e gli arabi non hanno assolutamente provveduto, anzi i soldi che davano gli Emirati ad Arafat, in grande parte Arafat se li è portati in Svizzera, e quindi con pace alla sua anima, per cui, per carità di Dio, le colpe ci sono anche dalle altre parti. Ci sono due domande, prima il signore. Chiederei di raccogliere precedenti le notizie sulla
sulla bomba atomica di Israele, in che periodo è stato sviluppato e che sicurezza abbiamo, che magari o meno. E argomento collaterale, c'era un fisico israeliano, di cui non ricordo bene il nome, tipo Alimi o qualcosa del genere, che era stato imprigionato e particolarmente, diciamo, impedito di avere contatti con la stampa, eccetera. Se alla fine adesso è ancora vivo e se è stato liberato. Sì, allora, Israele ha la bomba atomica, questo è evidente, è dimostrato perché il governo francese, una delle prove che esistono è quella del governo francese. Il governo francese ha aiutato Israele a sviluppare l'atomica e l'allora giovane Shimon Peres era il trait d'union fra Ben Gurion e Parigi per lo sviluppo della tecnologia nucleare. E in più il fisico di cui lei parla si chiama Mordecai Vanunu. Mordecai Vanunu è un personaggio che ha lavorato al programma nucleare israeliano e a un certo punto, con una crisi di coscienza, ha deciso di rivelare tutto e è dovuto scappare da Israele, è venuto a Roma e con la complicità, se non mi sbaglio, del governo Craxi alla fine degli anni Ottanta è stato irretito da una spia israeliana, una bellissima bionda, che se lo è portato in un bar, lui era convinto di aver conquistato una ragazza a farsi una serata allegra. Questa era una spia del Mossad, lo hanno ingabbiato, caricato su un furgone e portato via da Roma, naturalmente come sempre fanno gli israeliani che vanno in giro per il mondo a catturare gente o a ammazzarla, a catturarla con gli stati che, no, se uno di voi va a Parigi e ammazza una persona non è che poi può prendere il pendolino e tornarsi in Italia tranquillo, viene arrestato. Gli israeliani invece questo se lo possono permettere, vanno in giro per il mondo, ammazzano chi vogliono e se ne vanno tranquilli, o rapiscono chi vogliono e se ne vanno tranquilli. C'è una foto drammatica di Mordecai Vanunu che riesce all'ultimo minuto a scriversi sulla mano un messaggio con la penna, con la birra, e lo stampa contro il finestrino di questo furgone che lo stava portando via. È stato fotografato. La bomba atomica c'è in Israele. Il pericolo è altissimo perché Israele è uno stato estremamente aggressivo e fuori controllo. Lo abbiamo visto nell'invasione in Libano, i morti che ha fatto in Libano, 19.000 la prima invasione nell'82, 3.000 nel 2006, eccetera. 1.500, scusate, insomma, è uno stato estremamente aggressivo. Il pericolo c'è, è un pericolo enorme ed è incidentalmente, va detto, ed è la causa, la unica causa, la concausa, perché ce n'è un'altra, della corsa agli armamenti dell'Iran. E non esisterebbe una corsa agli armamenti dell'Iran se Israele non avesse la bomba atomica. Peraltro Israele non ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, si rifiuta di firmarlo, quindi ha sviluppato la bomba atomica illegalmente, è uno stato canaglia da questo punto di vista, ma anche da altri, da questo punto di vista completamente stato canaglia, perché è uno stato totalmente illegale dal punto di vista nucleare, ha quasi oltre 200 bombe atomiche. E il rischio è molto alto, naturalmente nessuno si può permettere di obiettare alcunché da questo punto di vista, perché come sappiamo nessuno a livello politico si può permettere di obiettare alcunché a Israele. Il pericolo c'è, è un pericolo gravissimo. Bravissimo. Ciao signora. Ciao signora. Chiedo perché nessuno sa queste cose, perché sentiamo spiegare così bene poche volte cose come quelle che ha detto questa sera. Vorrei sentire bene, poi io sempre che sono andata in perché non sono molto afferrata politicamente, però nel momento in cui gli israeliani, gli ebrei venivano sterminati nel campo di concentramento, però una parte di loro, dico male, facevano la stessa cosa con quel gruppo di palestinesi. Dico bene? No, aspetti, no. Allora, come mai una cosa del genere? Li sapevano loro queste cose? Come mai nessuno è intervenuto? Perché gli inglesi, io sono d'accordo con lei che faceva ripassare dalla storia a un bambino, devono fare le verifiche, e diceva tra le altre cose che
i peggiori colonizzatori, ma quell'altra parola più brutta, quelli della tratta dei neri sono stati schiavisti, sì. I peggiori schiavisti sono stati gli sì, sì, sì. Perché questi popoli che hanno sempre avuto poi fama di grande civiltà, hanno avuto la prima costituzione, la Magna Carta, come fanno le stesse persone, gli stessi popoli, la stessa gente a permettere le infamie peggiori o a commentarle anche? Quando Cerci si è accorto che stavano sbagliando, non poteva farli smettere? Ecco, le rispondo. Allora, andiamo in ordine. Innanzitutto bisogna che chiariamo un fatto. Come ho detto prima, non so se lo ricorda, non esiste nulla di comparabile ai campi di sterminio, né nella storia moderna, né tantomeno in Palestina. In Palestina, quello che è verificato storicamente è che è stata fatta una pulizia etnica e sono state fatte delle stragi, delle violenze orribili e degli episodi di stampo di stampo nazista. Per esempio, lei si ricorderà la strage di Marzabotto, no? Per dire le decimazioni che facevano i nazisti con gli italiani, i civili italiani perché i partigiani facevano gli attacchi, eccetera. Beh, le stesse cose facevano i sionisti, l'esercito ebraico lo facevano nei villaggi palestinesi. Per un colpo di fucile pigliavano 50 persone e li facevano fuori, o 14, in un episodio ci sono 14 bambini, 14 ragazzini uccisi davanti a tutto il villaggio per vendetta, perché un arabo aveva osato sfidare verbalmente un capo plotone ebraico. Episodi veramente di stampo nazista, ma non è successo niente dal punto di vista dello sterminio di massa. Stiamo attenti a queste cose, non sono paragonabili. Perché non si viene a sapere? Non si viene a sapere perché, signora, perché non si viene a sapere il 99% di quello che vi rovina la vita? Perché sennò i cittadini si organizzano e vanno contro il potere. Allora, non si deve venire a sapere perché non conviene al potere che queste cose si vengano a sapere. In più, attenzione però, qui con la questione ebraica c'è un fatto ulteriore. Hanno delle lobby che hanno nomi e cognomi, non sono dei gruppi di fantasia, che sono estremamente potenti, perché sono infiltrati dappertutto, sono infiltrati nel mondo accademico, nel mondo politico, nel mondo della massoneria soprattutto, nel mondo della finanza, nel mondo della... sono molto potenti, e queste lobby sono organizzate politicamente molto bene, specialmente negli Stati Uniti, poi è una cosa impressionante, anche in Italia. In Europa noi abbiamo il senso di colpa per l'Olocausto, capisci? Se i palestinesi stanno pagando col sangue da almeno 60 anni quello che abbiamo fatto noi agli ebrei, va bene? Allora l'Europa ha il senso di colpa storico per l'Olocausto, e quando si parla degli ebrei tutti rimangono bloccati, nessuno osa dire niente, non si può dire una parola, perché questi poi ti sbattono in faccia sempre il discorso: ah, ma voi ci avete... noi siamo vittime dell'Olocausto, noi le vittime, eccetera, eccetera. Lei pensa che c'è il più grande storico in assoluto israeliano del XX e XXI secolo, che si chiama Solo Baron si chiama, ha scritto un libro dove parla, e cito testualmente, della versione lacrimosa della storia ebraica. Lui dice: basta, è ora che la smettiamo di buttare avanti in qualunque contesto, in qualunque situazione, questa storia vittimistica lacrimosa della nostra, questa versione vittimistica lacrimosa della nostra storia, perché la usiamo per giustificare qualunque cosa e per tappare la bocca a chiunque. E lei capisce che una persona come me è qui da voi a parlare di queste cose, in televisione di questo non mi porterebbero mai, e se anche riuscissi... Ma assolutamente, io sono riuscito a dire queste cose in radio, alla RAI, Radio RAI, ok? Sono riuscito a dire in radio, ma ho avuto un personaggio che si chiama Teodori, che dall'altra parte ha cominciato a sbraitare che ero un neonazista, che ero il rappresentante di Bin Laden in Italia, e che ero un razzista, che ero un antisemita, e continuavo a sbraitare che ero un antisemita, capisce? Cioè, chiudono la bocca in questa maniera, per quello che non c'è giornalista, poi un giornalista che fa quello che ho fatto io finisce come me. Allora, non c'è nessun giornalista che voglia guadagnare uno stipendio e che si possa permettere di dire le cose che dico.
dico io, non le puoi dire perché ti becchi del razzista e dell'antisemita. Capisci come tutto congiura per tenere queste cose nel silenzio? E non passano, non possono passare. Il cittadino non può essere informato correttamente, se non a livello locale da un giornalista come me, che ha già rinunciato alla carriera per il resto della propria vita e che quindi a questo punto non ha più niente da perdere e vi racconta le cose come stanno. E Ilan Pappe è uno dei più rinomati giovani storici israeliani, insegnava all'università di Haifa e ha fatto la mia fine. Lui ha deciso di raccontare la verità sui documenti che aveva trovato, che stava tirando fuori dagli archivi segreti israeliani sulle stragi dei palestinesi, la pulizia etnica del 48, eccetera. Ha scritto un libro bellissimo, meraviglioso, che raccomando a tutti. Si trova in Italia, si chiama La pulizia etnica della Palestina ed è edito da Fassi. È stato licenziato in tronco, ma non solo, non ha potuto neppure più stare a vivere in Israele. Gli hanno reso la vita talmente impossibile, ha dovuto emigrare, adesso vive in Inghilterra. Allora lei si chiede perché le notizie non circolano, chi le fa circolare fa quella fine lì, e allora lei si immagini quanti sono disposti a sacrificare la carriera e la vita per questo. Poi sì, sugli inglesi e il colonialismo, guardi, perché non li hanno fermati? Non li hanno fermati perché storicamente in quegli anni, perché gli inglesi non avevano più i mezzi per riuscire a controllare il Medio Oriente, cioè era l'impero, i possedimenti imperiali inglesi erano in disfacimento in tutto il mondo, non riuscivano assolutamente più a tenere i pezzi assieme, non avevano le risorse fisiche ed economiche per riuscire a tenere la Palestina assieme, avrebbero dovuto fare, erano stremati dalla seconda guerra mondiale. Lei deve capire che nel 47, quando gli inglesi rinunciano e sono reduci dalla seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale ha distrutto l'Inghilterra. L'Inghilterra ci ha messo 40 anni a riprendersi, era un paese che ancora languiva all'inizio degli anni 90. Io ho vissuto in Inghilterra in quegli anni, come economia, dal punto di vista dei dati, andava, stava a livello europeo, ma come livello sociale di vita, gli inglesi erano ancora al nostro livello degli anni 50, nell'89, 88, 89, 90, vivevano ancora come noi negli anni 50. Era un paese che è uscito dalla guerra talmente svenato, talmente distrutto, che non aveva i mezzi per imporre ai sionisti di piantare, di smettere di fare le cose che facevano. In ultimo le dico, il motivo per cui oggi la comunità internazionale non riesce a imporre a Israele uno stop a questi orrori è perché Israele è la più grande base militare americana del mondo. Punto. E questo è il motivo. Capisce? Fino a che l'America avrà interesse a far sì che quella è la sua base militare in Medio Oriente, nessuno potrà toccare Israele. Non c'è niente da fare. C'è un'altra domanda dal signore? Dalla sua esperienza vissuta queste date e anche dalla conoscenza che ha dimostrato di avere storie e tutti i contatti, secondo lei come ne possiamo uscire? Quale potrebbe essere una strategia per limitare i danni, anche se ormai l'odio che abbiamo creato in queste popolazioni ci vorranno generazioni per cancellarlo, quindi non sarà così facile, però almeno per rendere un pochettino più civile il nostro prossimo. Prego, guarda, io colgo l'occasione di questa domanda, che è una domanda importante, per dire una cosa a tutti voi. Attenzione, adesso mi allargo, ma non vi spaventate. La risposta a questa domanda è la stessa risposta che va data su una serie di altri problemi che sono ancora più pregnanti per la vostra vita. Vi sta succedendo qualcosa che non so quanti di voi sono consapevoli. Sta succedendo un cambiamento politico, non solo in Italia, in tutta l'Europa, di proporzioni enormi, con conseguenze epocali per la vita di tutti, ma la vita quotidiana di tutti. Ci sono dei poteri che stanno manovrando la nostra economia, i nostri posti di lavoro, le nostre aziende sul territorio, okay? Poteri che noi non conosciamo, di cui non sappiamo assolutamente niente,
ok, che ci portano danni potenzialmente o danni reali già portati che sono immensi. Allora, abbiamo, riassumo, abbiamo il problema che il Signore sottolinea. Come facciamo a difenderci, a fare qualcosa di concreto per difenderci da quel pericolo potenziale? Aggiungo io, come facciamo a difenderci dal fatto che qualcuno che noi non abbiamo eletto sta decidendo del nostro futuro politico, della nostra economia, del nostro assetto legale, istituzionale? Aggiungo io, come facciamo a difenderci dal fatto che qualcuno che non abbiamo eletto sta decidendo se le nostre aziende sul territorio in Romagna staranno aperte, quanta cassa integrazione, se la nostra sanità continuerà a esistere, se i nostri servizi ai cittadini continueranno a essere erogati, se l'acqua continuerà a essere pubblico o privata, eccetera. Come facciamo a rispondere, a difenderci da questa roba? C'è una sola soluzione, mi creda, che vale per tutte queste minacce, che sono importantissime sulla nostra vita, ed è di informare in maniera educata, in maniera civile, anche semplici i cittadini, e dire ai cittadini: guardate che l'informazione in sé che vi stiamo dando non basta, bisogna che voi vi svegliate e vi ricordiate che eravate voi protagonisti della politica una volta. È il cittadino il protagonista, non il politico. È il cittadino il protagonista, non il finanziere o il grande dirigente della grande burocrazia europea. È il cittadino che una volta decideva, che metteva pressione sui suoi rappresentanti e decideva la storia. Allora, informiamo le persone come stiamo facendo, e questa è una delle istanze in cui si informano le persone, ma le persone poi devono mettersi in testa che devono fare il lavoro, che sono le protagoniste. Non vi dovete continuare ad affidare a questi cantori come sono io incluso. Cioè, questi personaggi che vi dicono, i Barnard, e poi ci sono quelli ancora più noti, Travaglio, i Grillo, e tutti questi nuovi che arrivano, i giornalisti, Fini, e Gian Antonio Stella. Non dovete semplicemente stare lì a ascoltare quello che vi raccontano e poi vedere loro come i grandi protagonisti dell'azione. È esattamente il contrario. Noi divulghiamo, voi prendete il sapere e vi mettete il mezzo. E ricominciate a rivendicare i diritti e ricominciate a rivendicare il vostro posto. Non esiste che a una festa dell'unità Massimo D'Alema si alza dal palco, scende e non c'è un cittadino che gli si possa avvicinare. Ma di cosa stiamo? Ma stiamo scherzando? Ma è una parodia. Massimo D'Alema è il tuo rappresentante, è il tuo delegato, devi inchinarsi di fronte a te e rispondere alle tue domande con gentilezza. Se non ha tempo, sorride e te lo dice, ma te lo dice direttamente da tuo subordinato. Noi siamo cresciuti ormai da quanti decenni, tutta gente adulta qua, esattamente educati all'opposto. Ma fino a che saremo in questa condizione subalterna, non potremo agire per rimediare le cose, e se i cittadini non agiscono per rimediare le cose, non si rimedia al Medio Oriente, non si rimedia al Trattato di Lisbona, che è quello di cui vi parlavo prima, l'assetto europeo nuovo che nessuno conosce, e non si rimedia a questi poteri forti che decidono a Wall Street o nella cittadella finanziaria di Milano se tu potrai continuare a lavorare, se la ragazza potrà avere un figlio, se il cassa integrato tornerà a lavorare, se l'azienda sopravvive o no. Capisce? E questo è il punto. Questa sua riflessione per tornare alla sua premessa. Lei aveva detto che bisogna uscire un po' dalla politica e non è, e lei aveva detto che bisognava essere neutrali, di diversi, di sinistra, di centro, tutto. No, invece in questo momento è importante che i cittadini facciano politica, perché è attraverso la politica che si prendono le decisioni importanti. E se adesso veniamo dribblati da questi poteri forti e potenti, è proprio perché noi ci siamo un po' tirati indietro, lasciamo fare agli altri e non facciamo più politica. La dovremmo fare di più, in maniera più incisiva, in maniera più determinata, chiaramente. Bisogna essere informati, bisogna essere informati bene, ascoltare tutte le varie idee, ma comunque in ogni caso è determinante invece fare politica, perché è solo con quello che possiamo migliorare la nostra situazione.
Sì, ma vede, posso aggiungere, non è una questione di far politica di sinistra, o di far politica di destra, o di far politica di centro. Non mi interessa, capisce? Cioè, io sbaglierei laddove dicessi, allora torniamo a fare politica tutti con... No! Tu sei della Lega, sei di Rifondazione Comunista, sei del PDL, non mi interessa. Se tu ti metti al centro come cittadino, mi vai bene lo stesso, ti bacio in fronte, non mi importa. L'importante è che tu ti metta al centro come cittadino, perché se il cittadino si mette al centro, allora poi scopre le cose, e scopre che il partito fa poi i suoi, e scopre che quell'altro partito fa le sue, e allora dopo si rifonda una società nuova. Capisce? Ecco, l'errore è quello di schierarsi da una parte o dall'altra. Mi raccomando, lei ha ragione, torniamo a far politica, ma non diamo raccomandazioni di farla di qui o di farla di là, questo assolutamente no. Però comunque quando uno fa politica, per forza di cose, si deve schierare. Come fai a fare politica se non ti schieri? Non puoi fare politica e fare il cane dei due padroni, cioè. No, perché non hai padroni. Tu torni a fare politica vuol dire che ti informi, ti interessi e giudichi con la tua testa. Capisci? Non è necessario schierarsi, perché ripeto, chi fa politica, dopo, se è una persona, non dico intelligentissima, ma anche mediamente intelligente, ma lo fa da protagonista, cioè non ascoltando quello che gli dice il capo, ma non da pecora, ma da protagonista, scopre immediatamente cosa sono i partiti. E allora capisce che fra Rifondazione Comunista e Alleanza Nazionale non c'è nessuna differenza. Capisce? Sono due parrocchie di bugiardi, di ipocriti uguali, identiche. E allora si spera che da questa esperienza il cittadino tiri fuori una società migliore, un altro modo di fare politica. Capisce? Non è necessario schierarsi. Uno può anche neutralmente andarsi a interessare a delle cose. Andate in comune a chiedere le delibere, gli atti, a vedere cosa succede, chi spende, chi ha dato che cosa. Uno lo può fare anche senza schierarsi, non è necessario schierarsi. Comunque, scusate, non voglio togliere tempo alle domande. C'è la signora? La signora. Ah no, scusa. Il muro, allora sì, esiste un muro, il muro, sta parlando del muro della che circonda il territorio, sì, esiste un muro, la barriera di separazione chiamata, che è stato costruito in cemento. Un reale muro, un vero muro, è stato costruito in cemento dagli israeliani ed è probabilmente ogni sbarra di ogni lastra di cemento è più alta di questo soffitto, per separare i territori occupati da Israele, questo per impedire in realtà, cioè questa è la scusa ufficiale per impedire ai kamikaze di entrare in Israele e fare danni. Questa è la scusa ufficiale. La realtà del muro è ben altra ed è stata appurata dalle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, è quella di inglobare in Israele sempre più pezzi di territorio. Se voi andate a vedere le mappe del muro, vi accorgete che il muro taglia un ulteriore 40% della Cisgiordania dentro a Israele, e che diventa a tutti gli effetti territorio israeliano, per cui un domani dovesse Israele essere costretto a ritirarsi entro le proprie frontiere, quel 40% se l'è già mangiato. È una politica di conquista, di erosione del territorio continua, ed è comunque un muro illegale condannato dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, e però di fatto c'è, ed è un altro degli orrori dell'occupazione. Ci sono altre domande? Sì. Questa guerra fra di loro non è perché gli israeliti hanno preso questa terra, si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato, hanno formato come un giardino, gli altri invece si sono adagiati e non facendo niente, e adesso la rivogliono indietro? No. Sì. No, la signora dice non è che Israele in realtà quello che ha fatto è di prendersi questa terra, l'ha lavorata con diligenza, con cura, l'ha trasformata in un giardino, mentre in realtà gli arabi hanno fatto esattamente il contrario.
No, non era deserto, era tutta coltivata, non era deserto. Quello che gli israeliani hanno fatto, avendo mezzi economici immensamente superiori, è stato di portare la terra a un livello di fertilità superiore a quella che ottenevano i palestinesi. Ma sa, signori, i palestinesi non avevano gli aratri di legno, come non avevano irrigazione, non avevano niente, non hanno mezzi, non avevano pesticidi, non avevano concimi. E quindi che loro abbiano preso la terra e l'abbiano resa più bella, più fertile, su questo non c'è un bel di dubbio. Che però l'abbiano rubata ai legittimi proprietari con la pulizia etnica, lo sterminio, le uccisioni, le stragi e le violenze, su questo non c'è altrettanto dubbio. Però se fosse rimasto in deserto non cercherebbero di portarli a via? No, signora, ripeto, non era, no, era coltivata, non era un deserto. L'idea che fosse un deserto popolato da negri per cui non c'è nessun valore era l'idea razzista dell'inizio del Novecento, ma non era assolutamente un deserto, era una terra coltivata da contadini, abitata da contadini, non era affatto un deserto. Quindi non, questo non sussiste, non c'è questa possibilità. E un'altra cosa, dicevano del dietro a Dio, ma loro sono i primi a non crederci, perché Dio non insegna di odiare, mentre loro l'odio ce l'hanno da anni e anni. Sì, gli israeliani, gli ebrei hanno un altro Dio che non insegna teoricamente, anzi, no, beh, insomma, comunque, che teoricamente non insegnerebbe a odiare, eppure lo fanno, e ammazzano, e uccidono, e sterminano, eccetera. Ecco, in effetti è vero, l'Islam è una religione di pace, il loro saluto che è Salam Aleikum, wa Aleikum Salam, la risposta è un saluto di pace, e questo dal punto di vista puramente teologico lei ha perfettamente ragione, chi usa la violenza nell'Islam viola le regole del Corano. Così come chi usa la violenza nel mondo ebraico viola la Torah, e come chi usa la violenza nel mondo, e ha usato la violenza nel mondo cristiano, viola il Vangelo. Noi abbiamo fatto guerre a non finire, Signore, abbiamo sterminato a non finire, e il nostro Vangelo dove andava, dov'era? Capisci? Quindi questa è una prerogativa poi generale degli uomini, non è una prerogativa esclusiva dei musulmani, che ripeto, almeno hanno una scusante che invece noi non avevamo. Cioè, noi non siamo andati a bruciare i fra virgolette negri in Abissinia, Etiopia o in Libia perché eravamo esasperati, torturati, massacrati, rapinati dei nostri beni. Ci siamo andati perché eravamo delle carogne, e così hanno fatto gli americani, così hanno fatto gli inglesi, così hanno fatto i francesi, così hanno fatto gli olandesi. Almeno possiamo dire, a giustificazione di chi, di questi musulmani che usano la violenza oggi, che almeno a giustificazione hanno il fatto che sono stati massacrati, rapinati, esasperati per un secolo e poi di più. Non hanno reagito in quel momento. No, poveretti, hanno reagito adesso. Non hanno reagito. Dopo 100 anni finalmente reagiscono. Immagini l'odio che hanno prodotto dentro di loro. Appunto, è questo che le sto dicendo, poveretti, hanno un odio terribile dentro, ma sa, non è poi tutta colpa loro. Faccio un'ultima domanda. C'è una signora per chiudere, c'è una signora prima? No? Ah, prego. Fondamentalmente un ringraziamento. Ma al di là di tutte quelle cose che sono dette, fanno venire, e probabilmente anche inducono in una tentazione, come sempre, di dividere il mondo fra i buoni e i cattivi, quelli che hanno torto e che hanno ragione. In realtà non è così. La cosa che mi porterò a casa, come torto, è una delle prime cose che lei ha detto. In origine, prima della Costituzione, dell'azione del movimento sionista, gli ebrei sono stati accolti a braccia aperte dai palestinesi e viceversa. E in origine c'è stata una vera integrazione. Allora, questo mi dà molta speranza.
e tutto sommato conferma che un conto sono le persone e un conto sono i governi e c'è totale dissociazione fra un e l'altro. Però questo vi voglio ricordare, perché deve esserci la speranza di un mondo di pace e di incontro anche di popoli diversi, perché questo è il futuro dell'umanità, lo vediamo già in atto. Signora, questa è una cosa che posso rispondere. Guardi, innanzitutto, verissimo, non abbiamo e non ho diviso il mondo in buoni e cattivi. Non è che i palestinesi sono i buoni e gli israeliani sono i cattivi. E semplicemente uno è, gli uni sono vittime, gli altri sono obiettivamente, da questo punto di vista, carnefici. Poi può anche essere che la vittima sia una carogna. Cioè, noi non sappiamo quanti ebrei morti nei campi di sterminio fossero delle persone pessime e orribili. Magari ce n'erano tanti, però il fatto che li hanno sterminati rimangono vittime, anche se nella vita reale potevano essere delle persone terribili. E quindi ci sono di fatto delle vittime e dei carnefici, non dei buoni e dei cattivi. Voglio dirle che sul discorso della speranza dei cittadini, sì, vale è assolutamente importante ricordarsi quello che abbiamo detto prima, cioè le persone una volta informate, una volta che sanno, hanno delle reazioni, è importante far sapere le cose, perché gli esseri umani sono fondamentalmente, anche se in tante istanze sono meschini, sono fondamentalmente delle persone decenti, e nel momento in cui, abbiamo visto nell'arco della storia, nel momento in cui le persone sono state messe nella capacità, nella possibilità di sapere e si sono automesse nella possibilità di agire, hanno migliorato la storia. L'abbiamo fatto obiettivamente. Allora la speranza è qui. La speranza è nel pian piano, i tempi sono lunghissimi, pian piano continuare a informare le persone su quello che succede e fare leva su questa decenza di base che gli esseri umani hanno, e possiamo avere una fiducia che non nell'arco della nostra vita, ma le cose pian piano miglioreranno. Sul discorso di un'ultima cosa che aggiungo sul discorso che lei ha fatto, guardi, gli ebrei, attenzione, questo è importante, lo voglio dire a tutti, è importante, esiste un'antipatia, esiste, non dico qui da voi, ma esiste un'antipatia per il mondo ebraico, esiste un antisemitismo serpeggiante, c'è. Le ragioni storiche dell'antisemitismo sono lunghe da raccontare, ci sono, e per carità di Dio, ma comunque di fatto gli ebrei sono persone perfettamente decenti, sono esseri umani come noi, sono esseri umani come noi. Quello che è successo, che è drammatico, è che, come sempre accade, una minoranza di persone infami nel mondo ebraico, i sionisti, hanno dirottato tutta l'identità ebraica internazionale, perché avevano i mezzi, avevano le banche, avevano l'aggressività, i mezzi intellettuali per farlo, hanno dirottato tutto il mondo ebraico internazionale e lo hanno portato, traghettato sull'infamia che è la storia di Israele e dell'oppressione dei palestinesi. Ma gli ebrei sono persone perfettamente decenti e normali, e pensate che uno dei più grandi rabbini ebraici della storia, Leibel Weisfisch, prima di morire nel 1992, ha lasciato una frase che fa proprio il caso dell'intervento della signora. Ha detto: il nazismo ha distrutto il giudaismo fisicamente, il sionismo lo ha distrutto spiritualmente. Per dirvi che cos'è stato il sionismo, quando il nostro Presidente della Repubblica, da ignorante di questioni storiche israeliano-palestinesi, dice l'antisionismo è esattamente uguale all'antisemitismo, cioè essere contro i sionisti vuol dire essere contro, essere dei razzisti, essere contro gli ebrei. Non solo dice una cosa da ignorante incredibile, ma dice un torto, fa un torto storico spaventoso, perché il primo danno agli ebrei del mondo l'ha fatto il sionismo. Gli israeliani sono un popolo di persone paranoiche, ricattate, terrorizzate, che vivono nel terrore senza averne bisogno. Perché? Perché la leadership di governo, tutta sionista, da 60 anni a questa parte, gli racconta delle menzogne, li terrorizza dalla mattina alla sera. Voi vi ho detto prima, pensate, la guerra dei sei giorni. E gli israeliani sapevano prima di cominciare che la vincevano in sette giorni. In Israele
Io ho fatto interviste su questo, ho fatto un documentario, in Israele la gente era terrorizzata dalla radio perché i governanti dicevano stiamo per essere annientati, sarà il secondo olocausto. Si chiusero in casa nel giugno del 67 convinti che sarebbe arrivato il secondo olocausto. E nelle stanze di governo sapevano che vincevano la guerra in 7 giorni. Per dirvi i mezzi che usano, i metodi che usano, lo disse Moshe Sharet, uno dei primi ministri di Israele, disse, lasciando scritto nei suoi diari, dobbiamo continuare a terrorizzare la popolazione civile e l'esercito, perché così li controlliamo meglio. Ora, voi vedete cosa fa il sionismo agli ebrei, agli stessi ebrei. Questo è un popolo prigioniero della paura, della paranoia. Da 60 anni, un popolo imprigionato nel terrore, da 60 anni, da questa leadership orribile che ha dirottato tutta l'identità ebraica. Oggi noi pensiamo agli ebrei, quando pensiamo agli ebrei pensiamo innanzitutto alle banche, alla ricchezza, al lucro, e pensiamo a Israele e Palestina, che sono espressioni di piccole elite ebraiche, di sionisti, d'accordo? E non rappresentano assolutamente il mondo ebraico. Ripeto, le Bele Weisfisch, 1992, il nazismo ha distrutto il giudaismo fisicamente, il sionismo l'ha distrutto spiritualmente. Se non ci sono altre domande, chiuderei qua. Grazie qui, io ringrazio Paolo Barnard per aver accettato l'invito.